andata via come se fosse sul ghiaccio. Boh, così, non si sa il motivo, non si sa. Via, ricominciamo con la costanza, da zero. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Ice e bentornati o benvenuti sul mio canale. Allora, video guida al trofeo top 1%. Hai raggiunto la valutazione costanza di 99 in una sessione. Tra parentesi, molto difficile da ottenere. Infatti l'ho ottenuto solo 0,1%. Ma comunque con la mia soluzione non è difficile da ottenere, anzi. Hai voglia? Allora andiamo subito a vedere, va. Giocatore singolo, modalità hot lap. Poi, circuito, io l'ho fatto su Imola, però è un DLC, non siete obbligati a scaricare il DLC per fare questo trofeo, anzi, non fatelo. Fatelo semplicemente su un altro tipo di circuito, qualsiasi altro che va bene. La macchina, scegliete quella a vostro piacimento, a vostra, perché è auto, quindi scegliete quella che vi piace di più e quant'altro. Poi andate in aiuti alla guida e dovete assolutamente mettere limitatore velocità pit lane su manuale, importantissimo perché ci serve quello per farla easy. Poi avviate l'evento, una volta che siete nella schermata iniziale andate in opzioni, controlli e guardate se è assegnato il tasto limitatore pits. Vedete lì, ecco, io ho assegnato il tasto cerchio, voi assegnate il tasto che preferite, lo dovete solo attivare una volta e poi non ci pensate più. Raccomando, salvate l'impostazione momentaneamente. Se volete che in alto a destra dello schermo venga mostrato solo l'info rating riguardo alla costanza, dovete andare sempre in opzioni, andate in HUD, info rating, e qui selezionate costanza. Voi potete scegliere altro quando fate altro, ma qua dovete mettere costanza, così avete un riferimento in alto a destra dello schermo e quant'altro. E via, a posto, partiamo. Qua ci troviamo appunto all'inizio. Io avevo la costanza a 92, vedete là sopra a destra, consistency, che è costanza in italiano, o consistenza, 92. Allora, sono partito e ho inserito subito il limitatore ai pit. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la velocità dell'auto non supera i 50 km orari, 49-50. Poi, i primi due giri, i dati forniti dalla consistenza che viene indicata nelle barre sotto, adesso sono in grigio, poi ogni settore passa verde, giallo, rosso, blu, eccetera. I primi due giri saranno inconsistenti, quindi dovrete andare avanti per trovare il ritmo giusto e avere ogni tacchetta sul giallo, come la vedete adesso lì sopra, ogni tacchetta sul giallo, e alla fine del giro vi conta per la consistenza o costanza. Io ero 92, passato il terzo giro tutto giallo, quarto giro tutto giallo, e da 92 è passata a 95 in soli due giri, il terzo e il quarto, due costanti. Poi alla fine del quinto giro è passata da 95 a 97, alla fine del sesto giro è passato da 97 a 98, poi per arrivare a 99 ho dovuto fare due giri completi. Alla fine del settimo giro è rimasto a 98 e alla fine dell'ottavo giro è passato a 98 a 99 ed ho preso il trofeo. Quindi mi raccomando, partite con gas a manetta, inserite subito il limitatore ai pit e via, cominciate a girare finché ottenete il trofeo. Eccolo lì, top 1%, trofeo guadagnato, a posto. Io ci ho messo 45 minuti, magari vi ci vorrà più tempo o meno tempo, a dipendenza anche dal circuito che scegliete. Comunque, dal 92 arrivare al 99, 45 minuti.
più semplici di così non si può. Al prossimo video, statemi bene. Ciao ragazzi.